Bene, amici carissimi, bentornati per questa nuova puntata in cui cercheremo di rispondere alle domande sulla Divina Volontà. Ho dato una rapida scorsa e vedo, ho intravisto, diciamo così, qualche domandina un po' confusionaria, quindi vi raccomando, con calma, ecco, di scrivere bene le domande, quindi di non frazionarle tra più commenti e di scriverle con calma, tanto non ci prendiamo la fretta perché se la domanda è incomprensibile, io poi non posso rispondere perché non capisco che cosa mi viene chiesto, e a meno che non me lo debba andare ad inventare, no? Ecco, detto questo, quindi chi dovesse aver scritto qualche commento con qualche domanda poco comprensibile, gentilmente lo cancelli, riformuli correttamente la domanda in modo tale che scorrendo ci arrivo e possiamo procedere con maggiore speditezza e fluidità, ecco, senza causare, diciamo così, quei fastidiosi blocchi che leggo una domanda, poi non si capisce, devo dire che non si capisce, insomma è brutto, no? Maria Abbott 70 dice: come si fa a fare proprio gli atti sospesi della vita di Gesù? Va bene il rosario? No, il rosario è una preghiera eccellentissima, efficacissima, graditissima al cielo, foriera di infinite grazie, è preghiera evidentemente non solo compatibile, ma da far entrare al 100% nella vita, nella divina volontà. Però fare proprio gli atti sospesi della vita di Gesù non è operazione che si fa recitando il Santo Rosario, ma è operazione che si fa attraverso un esercizio interiore, quindi una presa di possesso di questi atti che si rivolge, che si fa, che si attua rivolgendosi a Gesù e dicendogli che si intende fare proprio quell'atto sospeso, quell'altro atto sospeso, genericamente gli atti, tutti quanti gli atti che lui ha commesso, che lui ha compiuto per noi, oppure qualche atto particolare di cui in certo momento vogliamo farne propri, evidentemente, gli effetti, no? Ecco, quindi il rosario è preghiera di altro genere, quindi che non ha come fine il prendere possesso degli atti sospesi di Gesù. Ecco, qui c'è un'altra domanda incompleta. Ecco, vedi, Marco 4 dice, io questa domanda, mi dispiace adesso doverla leggere, non la capisco. Nelle fusioni come discernere episodi non ordinari? Vengono da in questi tempi senza confessore o guida? Io non capisco che significa questa domanda. Se qualcuno di coloro che stanno connessi capisce, insomma, me lo fa comprendere. Quindi vi prego, nella digitazione, calma, d'accordo? E cercare di formulare la domanda in modo chiaro, prima di cliccare l'invio del messaggio. Buonasera, Donato. Volevo chiedere: è possibile compiere il cosiddetto atto eroico per le anime del purgatorio nella divina volontà? Allora, nella divina volontà è possibile fare tutto, d'accordo? Bisogna comprendere che la divina volontà non è qualche cosa che cancella o distrugge ciò che si è sempre vissuto, d'accordo? Ma è qualche cosa che, come dire, lo sublima e lo rende, come dire, ancora più bello, ancora più santo, ancora più efficace. Non è che nella divina volontà non si fa più un digiuno, no, lo si fa, ma certamente un digiuno che io faccio unendomi con la divina volontà è sicuramente di valore maggiore di un digiuno che si fa come atto proprio personale, limitato e finito, di un essere umano, pur essendo questo essere umano in grazia di Dio. Quindi il cosiddetto atto eroico, ossia la rinuncia a beneficiare personalmente dei meriti del valore satisfatorio, impetratorio delle grazie,
Certamente può essere fatto senza nessunissimo problema anche nella divina volontà. Non c'è nessun problema. Sì, la canzone che avete ascoltato è la nuova canzone di Deborah Vezzani, che si chiama appunto Il prodigio dei prodigi. E volevo anche avvertire, ecco, dato che qui c'è gente a cui interessa la divina volontà, che Deborah farà nei prossimi venerdì, ci sarò anch'io ospite il 1° maggio, una serie di puntate sul suo account di Instagram, dove oltre che a presentare questa nuova canzone ci saranno delle persone, diciamo così, che conoscono, che amano un pochino la Divina Volontà, che partendo da una frase della canzone, io ho già scelto anche la mia, faranno un intervento sulla Divina Volontà. Quindi dal prossimo venerdì, credo già da questo venerdì, c'è questo appuntamento sull'account di Deborah. Chiara Leonilde, come si possono fare gli atti nella Divina Volontà? Ci vuole un'intenzione specifica o è una cosa automatica? No, per fare gli atti nella Divina Volontà ci vuole ordinariamente un'intenzione specifica. Certamente, come Gesù stesso spiega in un brano degli scritti, ed è un punto fondamentale da imparare, ecco, quindi io ricordo sempre che chi desidera una visione, come dire, complessiva e panoramica, diciamo così, sintetica, di quello che appare essere il dono della Divina Volontà, così come Gesù lo ha consegnato alla serva di Dio Luisa Piccarreta, può ascoltare, si trovano sia sul mio canale YouTube che sul mio sito web come podcast, e quindi anche su iTunes e quindi anche su Google Podcast, un ciclo di catechesi che si chiama Il dono della Divina Volontà. A un certo punto in questo ciclo di catechesi c'è una puntata intera dedicata all'atto preventivo. Cioè l'atto preventivo è un atto con cui all'inizio della giornata, proprio appena svegliati, prima lo si fa e meglio è. Io lo faccio ordinariamente proprio appena svegliato. Dopo un 2-3 preghiere, insomma, che sono le primissime che faccio appena svegliato, immediatamente faccio l'atto preventivo. Con quell'atto preventivo si esprime al Signore la volontà di chiamare la Divina Volontà in tutto ciò che noi faremo durante la giornata, e con la nomina specifica di tutte quante le attività. Ecco, quindi con questo c'è l'intenzione generica di voler compiere tutte le nostre cose nella Divina Volontà. Diciamo che questo dà il là alla giornata. È chiaro che più si ripetono attraverso l'atto attuale i nostri atti di unione con la Divina Volontà, o attraverso, ancora meglio, gli atti di fusione, come dire, e più questa cosa si ravviva, è maggiormente efficace, e più i benefici, diciamo così, anche personali dell'operare nel Divin Volere diventano in qualche modo più percepibili, più operativi. E mi esprimo in questo modo perché è difficile esplicitare queste cose, no? Nella nostra vita. Quindi è fondamentale fare l'atto preventivo. Dopodiché, più atti attuali si fanno, e meglio è. Nelle fusioni, come discernere episodi non ordinari in questi tempi senza confessore né guida? Allora, Marco 4 Ice, Ice, adesso non so come si dice. Allora, le cose straordinarie, come dire, ordinariamente è difficile che accadano, nel senso perché le cose straordinarie, generalmente, io adesso non la conosco, quindi le auguro di essere già molto avanzato nel cammino verso la santità. Diciamo che generalmente non accadono nell'immediato, ecco, o nel principio della vita spirituale, ma diciamo in tempi abbastanza inoltrati, insomma, no? Certamente che un discernimento va sempre fatto col proprio confessore
e col proprio padre spirituale, se qualcuno presume in qualche modo di vivere cose straordinarie, che ordinariamente noi dobbiamo sempre pensare che il Signore a noi non ce le fa, d'accordo? E eventuali presunte cose straordinarie, come insegnano i maestri di spirito, quando accadono devono essere da noi respinte e rimandate al mittente. Questo non è un atto di disprezzo delle grazie divine, ma è un doveroso atto di umiltà. Perché se Dio vuole farti una grazia divina, lui è contento che la tua risposta sia: o Signore, non sono degno di riceverla, quindi per quanto sta in me resisto a questa cosa. Se poi lui vuole fartela e gradirà questo atto, e dato che alle cose che Dio ci fa non possiamo resistere, d'accordo? Perché se Dio decide di farci una cosa, quella cosa te la prendi, punto e basta, perché lui, diciamo così, ordinariamente rispetta la nostra libera volontà. Ma se vuole fare qualcosa e la vuole fare, quella cosa si fa, punto e basta, d'accordo? Soprattutto per quel che concerne le grazie straordinarie. Quindi adesso, questa è una regola che vale anche quando si è confessore, il padre spirituale, la regola è che quando c'è qualcosa di strano, per evitare di essere ingannati dal diavolo che purtroppo non dorme, bisogna sempre, come atteggiamento di base, respingerle. Perché se è una cosa che viene dal diavolo se ne andrà, e se se ne va vuol dire che non veniva da Dio. Se è una cosa che viene da Dio, non se ne andrà, ed eventualmente, allora poi in un secondo momento, quando sarà possibile, si farà un eventuale discernimento. L'atto di fusione con la divina volontà, prima dei pasti, è valido e ha effetti benefici anche quando non c'è un sufficiente distacco dal cibo. Se si assaporano con gusto i cibi, non è segno che siamo, anche qui. Ecco, mi raccomando, completiamo le domande senza lasciarle tronche. Allora, non è segno che siamo, adesso posso presumere la conclusione, no? Allora, l'atto di fusione con la divina volontà è sempre valido. Allora, non è certamente una cosa cattiva ringraziare il Signore e anche moderatamente godere delle cose buone che lui ha creato per noi, perché le cose buone che lui ha creato per noi sono state create perché noi ne godessimo, cioè i sapori li ha creati il nostro Signore, le papille gustative per mezzo delle quali noi i sapori li percepiamo, le ha create il nostro Signore. È chiaro che qui stiamo sotto il regime del peccato, purtroppo, e quindi dobbiamo fare attenzione a fare in modo che una cosa bella non debordi in peccato, quindi che diventi un atto di gola. Un atto di gola diventa quando io, che ne so, la consumo troppo voracemente, con troppo attaccamento, o ne consumo troppo, insomma, quindi peccati di gola che purtroppo rovinano anche questa cosa di per sé bella, qual è l'atto del mangiare. Ecco, quindi è chiaro che e purtroppo dobbiamo fare attenzione fino a quando siamo in questo mondo, perché da questo purtroppo non siamo preservati, a non trasformare una cosa buona in peccato. Dio, per esempio, e la sua divina volontà non condanna il fatto che noi ci prendiamo i nostri momenti di ricreazione, di svago, di relax o di divertimento. Quando giochi, lui gioca con te. Canta Deborah in un'altra canzone che si chiama Bambino mio, sempre riprendendo i testi degli scritti. È chiaro che bisogna vedere che tipo di divertimento mi sto prendendo, se è un divertimento lecito o illecito, e se anche nel divertimento che mi sto prendendo conservo sempre la misura. Questo perché purtroppo qui, almeno nello stato in cui stiamo adesso, stiamo sempre sotto questa purtroppo cappa, chiamiamola così, del peccato del mondo. Per cui è molto facile anche nelle cose di per sé buone o lecite andare oltre e debordare. Quindi questo non ci deve impedire di prendersi tutti quanti ti amo di Dio,
che ci manda attraverso le cose anche belle della vita, ecco, ma non ci deve esimere dal dovere che abbiamo di mantenere sempre una certa vigilanza e un certo controllo, perché altrimenti pure le cose buone possono purtroppo trasformarsi in cose meno buone. Che differenza c'è tra il regno della divina volontà e il regno di Dio come spiegato da Gesù nel Vangelo? Oh, questa è una bella domanda, perché a quanto pare, a quanto diciamo così, è possibile ed è lecito a mio avviso pensare, non c'è differenza, cioè il regno di Dio è il regno della divina volontà, perché una situazione in cui ci sia una piena signoria divina, quindi c'è una perfetta, come dire, consonanza tra creatore e creatura, è esattamente quando la divina volontà regna. Non per niente nel Padre nostro si dice: venga il tuo regno, che è il regno di Dio, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Quindi l'avvento del regno della divina volontà non è altro che l'avvento del regno di Dio. In tutte le parabole dove Gesù parla del regno di Dio nel Vangelo, non lo dà, come del resto ci insegna il Padre nostro, come una cosa compiuta. Anche il magistero della Chiesa, se si prendono i documenti ufficiali, per esempio la Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II sulla Chiesa, sapete che in passato si diceva un po' troppo, come dire, azzardatamente, credo che si dica così, che il regno di Dio si trova nella Chiesa Cattolica. E il Concilio Vaticano II, come dire, focalizza meglio, calibra meglio questa affermazione, diciamo, dicendo che il regno di Dio che Gesù è venuto a portare sulla terra ha il suo principio, il suo inizio, diciamo così, la sua prima, come dire, forma di incipiente manifestazione nella Chiesa, perché è certo che il compimento del regno di Dio, così come della divina volontà, non può, diciamo così, avvenire in altro luogo che non sia quello della Chiesa. D'accordo? Perché solo nella Chiesa si trovano già adesso, si trova già adesso, così come la Chiesa adesso, nella sua santità, si trova solo nella Chiesa Cattolica la pienezza e la perfezione della verità e del bene, quindi tutto ciò che c'è da conoscere in tema di fede morale nella Chiesa c'è, e senza la minima macchia di errore o di imperfezione, e nella Chiesa sono anche c'è anche la pienezza dei mezzi di salvezza, che sono i sette sacramenti. E solo nella Chiesa c'è il legame custodito attraverso la successione apostolica tra la Chiesa così come oggi e la Chiesa così come Gesù l'ha fondata, quando c'era, attraverso i dodici e San Pietro. Perché attraverso il legame, i vincoli di comunione gerarchica che abbiamo tutti, non soltanto noi membri bassi come sacerdoti della gerarchia, ma tutti i fedeli, siamo tutti quanti vincolati alla successione apostolica, ossia a stare in comunione con il collegio dei vescovi, che succede appunto come collegio ai 12 apostoli, e tale collegio dei vescovi, unito al Romano Pontefice, che succede come persona singola a Pietro, e formano appunto il cosiddetto collegio episcopale, con il quale dobbiamo stare tutti in perfetta comunione. Quindi attraverso queste tre realtà, pienezza della verità, pienezza dei mezzi di grazia e legame ontologico, ecco, e storico con Gesù e con gli apostoli, è chiaro che nella Chiesa si trovano le condizioni per cui il regno di Dio abbia il suo inizio. Ma certamente questo deve ancora venire. Noi non sappiamo, certamente Gesù, attraverso Luisa Piccarreta, ha rivelato che questo regno che noi stiamo invocando da 2000 anni nel Padre nostro arriverà. Quando, dove, come, non lo dice, ma che arriverà lo afferma come un decreto stabilito dal cielo. Quindi, quando, dove, come, non si sa, ma che verrà non c'è da dubitarne.
Miriam giura trabocchetta chiede: come posso fare a diffondere gli iscritti se come comincio a parlare non vogliono sapere di ascoltare parlare di Luisa? Per me è stato così facile accettare questo dono. Allora, noi, così come per quel che riguarda il Vangelo, d'accordo, perché gli iscritti sono, come dire, un materiale, diciamo così, che noi crediamo essere molto buono, proveniente dal Signore, che può essere offerto al prossimo. Allora, il Vangelo si annuncia e si propone, ma non si impone. Quindi è chiaro che si annuncia a chi lo vuole ascoltare. Non posso io imporre, d'accordo, chi è che sta questa sera ascoltando quello che dico. Le persone che, sapendo che faccio questa trasmissione, hanno aperto Instagram, si sono collegati sul mio account, d'accordo? E non posso io andare a prendere la gente e tirarla per il collo, come dire, e con violenza dire: ah, devi ascoltare quello che dico, ah, la divina volontà, ah, devi forza aprirti, d'accordo? Questo non si può fare, ma questo Dio non vuole che si faccia, d'accordo? E quando Papa Francesco dice che i cristiani non fanno proselitismo, d'accordo, un'espressione insomma che non sempre è da tutti ben compresa, voi sapete che quando c'è un'espressione un po' così va sempre compresa evidentemente nel senso buono. Cioè, proselitismo è una cosa che, vista sotto certi punti di vista, come dire, sembra quasi che voglia trascinare, diciamo così, quasi con spirito settario, con qualche forma di violenza, come dire, fisica o psicologica, qualcuno a essere aggregato per forza. Ora, questo non si può fare, perché noi lo sappiamo che nella Chiesa, cioè noi ci crediamo e lo sappiamo, perché questo è un dato oggettivo. È un dato oggettivo che significa che anche chi non ci crede, se che qualcuno non ci creda, cosa che può fare, ma non toglie il dato che c'è. Cioè, nella Chiesa Cattolica, noi questo non abbiamo paura di affermarlo, ma non perché facciamo i superbi, perché questo è quello che Dio ha fatto, d'accordo? Noi se possiamo fare altro e prenderne atto, d'accordo? Il Verbo si è incarnato, il Figlio di Dio si è fatto uomo, ha fondato la Chiesa e l'ha fatta in un certo modo e ha invitato tutti ad entrarne, a far parte, per godere la pienezza dei mezzi di salvezza. Ma Gesù stesso ha invitato, ha detto a noi: andate in tutto il mondo ad annunciare il Vangelo, quindi per quanto sta in voi spalancate le porte a tutti e invitate tutti. Non possiamo però prendere le persone e portarle a forza di schiaffi dentro la chiesa, d'accordo? O con la violenza, o imponendo, d'accordo, loro una cosa di questo genere, perché questo non si può fare. Quindi Gesù ha anche detto nel Vangelo che non si danno le cose sante ai cani e non si gettano le perle ai porci. Che significa? Significa che se una persona, io vedo, questo vale anche, che è chiusa, e, come dire, è momentaneamente, e, come dire, rigidamente fissata sulle sue convinzioni di ateismo, di lontananza dalla Chiesa, oppure per quanto riguarda questa cosa specifica che è la divina volontà, non ci crede, insomma, non, oppure dice: ma a me non mi servono queste cose, voglio rimanere in comunione con la Chiesa, mi basta e mi avanza quello che ci viene dalla rivelazione pubblica. Nessunissimo problema, d'accordo? Noi continuiamo sempre a pregare, perché pregare lo possiamo per tutti, e come chi è chiuso ancora al Vangelo, non è che le persone si convincono a forza di predica, a forza di chiacchiere. Si fa un passo indietro, si rispetta, come dire, la libertà di quella persona che si chiude. Ma Gesù stesso faceva così, quando lo cacciavano dai villaggi, ci dice il Vangelo, ricordate quell'episodio, vanno in un villaggio di Samaria, li scali, cacciano via malamente tutti quanti, e Giovanni e Giacomo dice: oh, vuoi che facciamo scendere un fuoco dal cielo, li fulminiamo tutti quanti? E Gesù li ha rimproverati. Ha detto nel Vangelo: dove vi accoglieranno bene, dove non vi accoglieranno andatevene, scuotete la polvere dei vostri sandali, testimonianza contro di loro, ma dove non vi accolgono andatevene. Quindi non fate nessun tipo di forzatura, e questo vale anche per noi. Cioè, non possiamo, neanche animati, è chiaro che noi siamo
Anche lei, signora, sarà sicuramente animata dallo zelo, quindi da uno spirito buono, dal desiderio di condividere una gioia, una ricchezza, ma se qualcuno questa cosa non l'accetta, pazienza, ci rivolgeremo a chi è più aperto e magari questa cosa l'accetta, no? Giamma Laurenti. Rifacendo un atto passato, per esempio un peccato confessato rifatto e sostituito con una preghiera nella divina volontà, nel momento del giudizio particolare, il Signore terrà conto esclusivamente del nuovo atto. Allora, noi sappiamo con certezza alcune cose. I peccati il Signore li distrugge, d'accordo? Quindi vengono cancellati se di essi ci siamo pentiti sinceramente. E li abbiamo confessati. Quei peccati vengono cancellati, d'accordo? Quindi non ci sono più. Ecco, quindi noi possiamo sperare che se un peccato che è già cancellato, questa è la speranza che ci abbiamo, fu fondata su quello che Gesù rivela. Se io, oltre aver, come comunque bisogna fare, portato i miei peccati al confessionale perché possano essere distrutti nel sangue di Gesù, poi rifaccio quell'atto nella divina volontà, quindi chiedo al Signore, dice, guarda, quella volta che ho bestemmiato, io faccio mio e ti chiedo di darmi la grazia di farmi fare mio quello che tu per me hai già fatto in quel momento della mia esistenza durante la tua vita terrena. Magari in quel momento il nostro Signore avrebbe fatto una lode a all'altissimo, non lo possiamo sapere. Certo che noi possiamo sperare, insomma, che non soltanto il nostro peccato sia distrutto, quindi che non faccia danni per quanto riguarda il giudizio particolare, ma che lo troviamo sostituito, da questo atto. Questa è la grandezza e la bellezza di questo mondo. È tanta roba questo qui, certamente. Ma questo è, cioè, Gesù negli scritti ha rivelato che ha passato la vita terrena, la vita nascosta, quei tanti anni che tante volte io mi ero chiesto, ma che è stato a fare 30 anni? Cioè, perché soltanto 3 anni di vita pubblica contro 30 anni di vita nascosta? Io capisco l'umiltà, il fare la vita comune, santificare il lavoro, fare il figlio di famiglia, però 30 anni sono veramente tanti. 30 contro 3, cioè, voglio vedere chi di noi non ha mai pensato, dice, ma 30 contro 3, ma potevamo fare 20 e 15, d'accordo? 20 anni a casa e 15 anni di predicazione. No, 30 contro 3. Che significa? Significa che le cose più, che 10 volte tanto è tantissimo. Quindi che c'erano delle cose grosse da fare. E Gesù negli scritti di Luisa spiega che cosa ha fatto in quegli anni, perché ha rifatto tutti gli atti di ogni uomo, di ogni luogo e di ogni tempo, dando al Padre la piena glorificazione, la piena riparazione, il pieno amore e il pieno ringraziamento che tutti gli esseri umani dovrebbero compiere in ogni istante della loro esistenza, che quasi nessuno fa. Ecco. So che pregando nella divina volontà non è necessario mettere intenzione, di nuovo però questa domanda rimane tronca. E non so che cosa voleva finire. Mi raccomando, Simeone e Maria Cristina, è possibile fondersi nella divina volontà e prendere gli atti sospesi di Gesù anche per azioni che non ha fatto, come per esempio fare la lavatrice o stirare. Nella divina volontà non importa materialmente che Gesù abbia fatto materialmente alcune azioni. È certo che Gesù materialmente, cioè certo, è presumibile che Gesù materialmente mica si è seduto, non lo so, in uno studio di ingegneria informatica ad elaborare dei codici per fare un software, no? D'accordo? Ecco, però è evidente che un ingegnere informatico, adesso non so quanti lo fanno, può certamente fondersi e unirsi con la divina volontà mentre lavora. E fare questa cosa, no? La divina volontà,
abbraccia tutto e tutti, quindi non c'è solamente importante una cosa di questo genere, quindi è qualunque attività, pensiero o operazione noi facciamo è santificabile unendosi alla divina volontà. E possiamo essere certi che Gesù ha già perfettamente compiuto quell'azione nella divina volontà in maniera perfettissima con noi e per noi. Michele 0970, buonasera padre, si può amare il coniuge nella divina volontà? Allora, ma certo, mi sa che quando leggo alcune domande vedo insomma che va bene così, però probabilmente ci sono alcune persone che sono proprio, come dire, agli inizi di questa vita, cioè la vita nella divina volontà è vita fondamentalmente di amore, d'accordo? Di amore circolante, insomma, la Madonna, che è la creatura che più di tutti ha vissuto nella divina volontà, tra quelle create, ovviamente, secondo soltanto al nostro Signore Gesù Cristo, è la tutta amore, d'accordo? Quindi figuriamoci, cioè un coniuge che vive nella divina volontà è un coniuge assolutamente esemplarissimo, traboccante di puro amore verso il fortunato che gli sta accanto, d'accordo? E due coniugi che vivono nella divina volontà dovrebbero essere, come dire, una famiglia proprio meravigliosa, spettacolarissima. Ecco. Poi, cosa si intende per atti sospesi? Gli atti sospesi sono tutti quanti gli atti che Gesù ha compiuto nella divina volontà a nostro beneficio e che gli esseri umani, molti non sapendo che c'erano, altri pur sapendo che ci sono, non prendono e non fanno proprio. Quindi non ne beneficiano, ma rimangono, appunto, come dice il termine, che è un termine evidentemente per farci capire, una cosa che resta sospesa, sta lì in attesa che possa, come dire, essere utilizzata per qualche cosa di buono. Ecco, quindi questo significa gli atti sospesi. Abbiamo già risposto a questa domanda, Simeone Maria Cristina. Abbiamo già risposto a questa domanda, Simeone Maria Cristina. Quindi le cose buone si possono certamente gustare. Gianluca Vertoria, buonasera padre, con il peccato di gola si va all'inferno, è un peccato grave. Allora, domanda non molto attinente alla divina volontà, e quindi in queste prime puntate rispondo ma riporto all'ordine. Diciamo che ordinariamente i peccati di gola, ordinariamente, sono peccati veniali. Questo non significa che non siano peccati e quindi che li possiamo fare a cuor leggero, perché il male va sempre evitato. Certamente però, allora, supponiamo una persona che diventa obesa, quindi che a forza di peccati di gola mette 40, 50, 60 kg in più, si ammala, comincia a venirgli prima il diabete, poi quest'altro mondo e quest'altro, e poi gli si spaccano le articolazioni delle ginocchia, e poi le anche, e poi il cuore comincia a svalvolargli perché si deve portare dietro una zavorra di 70, 80, 90 kg in più e muore prima del tempo. Ecco, rigiro la domanda. Secondo lei questo è peccato veniale o è peccato mortale? Cioè, che se, capito? Oppure, cioè, mo facciamo una battuta, insomma, no? So chi di voi, quando ero piccolino, uscì un film con Montesano e Gassman che si chiamava Il Conte Tacchia, e a un certo punto c'è una scena, diciamo così, di ironia amara: quelli si fanno una buffata di spaghetti a aglio, olio e peperoncino e morono con la forchetta con gli spaghetti in mano, per quanto si erano abbuffati. A Roma si dice attrippati. È chiaro che se uno si attrippa fino a morire con gli spaghetti in mano è più un peccato veniale, no? Quindi dipende dalle conseguenze, perché ci sono alcune specie di peccati
che ordinariamente sono lievi, ma dipende poi dalla, così come la bugia è ordinariamente un peccato veniale, ma se io attraverso una menzogna causo dei guai grossi al prossimo, quello non è più un peccato veniale, d'accordo? Rubare una caramella, le caramelle non si rubano, cioè se vado dentro un negozio e c'è una caramella che costa 20 centesimi alla fine me la metto in tasca, non si fa. Ma rubare una caramella da 20 centesimi non è un peccato mortale, d'accordo? Perché la caramella da 20 centesimi è un peccato mortale quando io rubo, come dire, questo poi i confini sono sempre labili, no? Per questo che dal peccato bisogna stare lontani, d'accordo? Perché veniale, mortale, cioè non sempre, cioè ci sono alcuni peccati che sono sempre mortali in virtù della specie, ma questo capita, c'è solo un ambito in cui capita questo qui, perché che sono i peccati del sesto comandamento, come si diceva in teologia morale classica, che in re Venere hanno dato il parvitas materie, cioè nelle cose di Venere, cioè di sesto comandamento, non c'è mai materia lieve, d'accordo? Negli esempi che ho fatto, rubare una caramella è un peccato veniale perché? Perché c'è la piena avvertenza e il deliberato consenso, ma 20 centesimi di caramella la materia non è grave. Se sono 300 euro, specialmente se rubati poi, come dire, a una persona che non è... Ecco, se io rubassi 300 euro, per dire, no, all'uomo più ricco del mondo, cioè che c'ha miliardi di euro, in relazione, d'accordo, alla, cioè rubare 300 euro a, diciamo, miliardi in relazione al soggetto è come rubare una caramella da 20 centesimi. Se rubo 300 euro a un pensionato, cioè altro che se mi danno a confessare, cioè, d'accordo. Spero di essere stato chiaro, quindi sono esempi sempre un pochino... Signori Maria Cristina, quando ci si sveglia al mattino il prolungare troppo di 1 o 2 ore la permanenza nel letto è un impedimento alla vita nel di volere. Scusi se sorrido un pochino, dico, numero uno, beata lei che può prolungare per 1 o 2 ore il tempo, forse non lo può fare, quindi mi scusi se sto scherzando un po', no? Quindi facciamo così, beato chi si può permettere tali prolungamenti di soste nel letto, ma è evidente, insomma, che una cosa di questo genere va a configurare un vizio capitale che è quello dell'accidia. E 1 o 2 ore sono un po' tantine, insomma, no? Per cui non dobbiamo, cioè vivere nella divina volontà vuol dire anzitutto, cioè, tendere in tutte le cose che noi facciamo ad una certa perfezione. Lo capisce insomma chiunque, che una cosa dice: se io sono distrutto, sono andato a letto molto tardi, ho lavorato in maniera inverosimile, non ho urgenze di alzarmi troppo presto e dormo un pochino di più perché ho la necessità di recuperare il riposo, è chiaro che questa è una cosa non solo buona, ma in parte anche doverosa. È chiaro che oziare, quindi prolungare troppo i tempi di riposo, non è certamente un'opera di perfezione, ecco, ma è un'opera di debolezza o viziosa se deborda nel troppo. Quindi è chiaro che va evitata. Ecco, non pensiamo ad una, cioè, quando si pensa alla divina volontà, non si deve pensare ad una cosa strana e magica, d'accordo? Perché vivere nella divina volontà significa stare al 100% in quello che Dio vuole. Quindi quando Gesù dice siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste, questa frase che anzitutto chi vuole vivere nella divina volontà deve sentire rivolgersi a sé. La perfezione non è come dire il fare il Superman o il fare il supereroe oppure il sentirsi il Padre eterno in terra, no, ma è però tendere alla perfezione delle virtù cristiane, evidentemente in maniera sempre proporzionata alla propria miseria, alla propria debolezza, alla propria condizione attuale, quindi sempre dentro le circostanze concrete di vita.
però questa tensione ci deve stare. Buonasera padre, nelle promesse di chi recita l'oro della passione Gesù dice che darà un'anima. Che vuol dire? Vuol dire che attraverso questa cosa il Signore promette che farà arrivare la grazia della conversione, della salvezza ad un'anima, molto molto semplicemente. Non specifica chi, quindi può darsi anche che per le ore della passione che io recito adesso il Signore conceda la grazia della salvezza a un'anima che è vissuta 1500 anni prima. D'accordo, questo non ci deve stupire nella divina volontà, o che vivrà tra 1500 anni, però le promesse che il Signore fa certamente non sono come le nostre, sono sempre mantenute. Serri Liberti dice: se perdo per distrazione l'occasione di fare un atto attuale, lo si può recuperare la sera con un atto attuale generale e comprensivo di quelli persi. Allora, sicuramente se uno vuole può e provare a fare una cosa di questo genere, d'accordo? E c'è l'atto preventivo che generalmente li copre tutti quanti. E tutto è possibile, non di tutto possiamo essere sicuri al 100% che giovi, d'accordo? E anche perché qui dentro la Divina Volontà c'è sempre questo rapporto che già è complicato fuori della Divina Volontà, ecco, diventa ancora più complicato dentro, d'accordo? Perché noi siamo, fino a quando siamo in questo mondo, siamo creature eminentemente temporali, questo non ci vuole la scienza infusa per capirlo, noi siamo, come dire, siamo inchiodati, siamo legati, siamo schiavi, d'accordo? Siamo proprio come i carcerati, avete visto quando stavano alla catena e al remo, d'accordo? Ecco, non ci possiamo muovere. La nostra schiavitù è questa. Io sono schiavo del legato a doppia mandata e non mi posso liberare di questo, dell'istante presente. In alcuni momenti questo è drammatico, no? Pensiamo adesso con tutto quanto il macello del coronavirus. Chi di noi non vorrebbe volare già adesso alla fine della pandemia e ricominciare? Chi lo può fare, alzi la mano, d'accordo? Chi può bypassare tutto il tempo che non sappiamo neanche quanto sia, che manca alla fine, cioè, ci portiamo avanti direttamente al 2025, se qualcuno ha inventato la ricetta per farlo, nell'altro mondo è un gioco da ragazzi, d'accordo? Ma qui si può fare, d'accordo? Quindi, per dire, noi siamo sicuri, ecco, che l'atto preventivo e l'atto attuale Gesù li ha, come dire, ne ha parlato negli scritti, quindi queste cose funzionano, d'accordo? Il resto, cioè, non è peccato certamente provarci, d'accordo? Però io di questa cosa che lei dice non ne ho sentito parlare finora. Non sono un super espertissimo, forse Don Pablo Martin o Fra Pio ne saprebbero più di me, d'accordo? Quindi sicuramente farlo male non sarà, o male non potrà fare, che sia poi efficace, con certezza non lo possiamo sapere. Ecco, quindi Simeone Maria Cristina, che vedo che è molto attiva nel fare le domande. Quando una persona non ha qualcuno che le comanda e quindi deve prendere autonomamente le decisioni, che fa sapere se si sta scostando o no dalla volontà di Dio. Allora, ci sono tante modalità, diciamo così, per, allora, in tutte le cose, nei minimi dettagli, nei minimi particolari, può diventare un pochino complicato, no? Noi abbiamo, come dire, dei grandi parametri di riferimento. Per esempio, è una buona regola durante la giornata cercare di non perdere tempo, di non stare senza fare niente, di non stare in ozio, quindi di non sprecare il tempo. Già questo è un buon parametro. L'adempimento dei nostri doveri, puntuale e sollecito, è un altro parametro. L'esercitarsi, dedicare tempo alla preghiera, alle opere di santificazione, alle opere di carità, quindi abbiamo questo. Le ispirazioni che il Signore ci manda, le ispirazioni che il Signore ci manda sono tante. Quando un'ispirazione viene da Dio, lo si capisce, insomma, perché Dio generalmente ispira cose buone, ispira cose
appunto che ci fanno crescere nella perfezione, nella santità. Quindi accogliere un'ispirazione è assecondare la volontà di Dio, respingerla è non assecondarla. Quindi questo piano piano poi ci si impratichisce. Sì, non dobbiamo prendere decisioni autonomamente sempre entro certi limiti, no? Per esempio adesso noi ci abbiamo, cioè, allora facciamo un pochino di esempi proprio, ecco. Tempo attuale. Noi abbiamo il governo che ha dato una montagna di misure restrittive. Allora noi sappiamo benissimo che se uno fosse un pochino italiano, diciamo genericamente italiano, perché ci sono alcuni posti d'Italia dove sono ancora più esperti, no? Svicola, d'accordo? Svicola. Abbiamo visto che stanno ogni giorno le stanno caso sui giornali, no? Anche di qualche confratello, di qualche ecclesiastico, fanno la messa clandestina, fanno fare la comunione a destra e a sinistra, ogni giorno arriva un articolo di una cosa. Io dico, allora, fermo restante che è tutto quanto comprensibile, no? Perché la situazione è difficile, siamo tutti più o meno esasperati, eccetera, eccetera. Ma ecco, nella divina volontà è una cosa fatta bene questa. La divina volontà, cioè quando c'è un diktat, un ordine da parte di un'autorità superiore, se vuoi fare la divina volontà, tu gli obbedisci, d'accordo? Gli obbedisci. E anche se tu potresti svicolare, nel senso che non lo fai, non perché, ma perché vuoi fare la divina volontà e quindi non svicoli, d'accordo? Non svicoli. Io, per esempio, non ho nessuna intenzione di fare nessun tipo di messa clandestina, d'accordo? Ma non perché non voglio bene i fedeli, non mi fanno, come dire, compassione chi ha tanto desiderio di partecipare alla messa, di fare la comunione, perché adesso non si può fare e non si può fare. Quindi, quando le norme saranno differenti, ci adegueremo a norme differenti. Ma guarda, per esempio, se io esco con la macchina e c'ho il codice della strada, che faccio? Lo osservo o non lo osservo il codice della strada? Dove starà la divina volontà? Perché il codice della strada sono una serie di regole, e come non c'hai chi ti comanda? Ce l'hai e come? Chi ti comanda? Sul nostro posto di lavoro ce l'abbiamo e come? Chi ci comanda? No? Quindi ci sono tante cose, quindi certo, se uno non c'ha il marito, o non c'ha come me, come il vescovo, non c'ha il direttore spirituale che ti sta col fiato sul collo, ma ecco, quindi... Capito? Entrare nella divina volontà è un lavorio, diciamo così, pacifico, d'accordo? Quindi senza le ansie, ma continuo, quindi ci si abilita, diciamo così, a poco, ecco. Io per esempio domani mi frulla, devo scrivere un nuovo articolo di attualità, per esempio, mi sta frullando un pochino per la testa e penso che facciamo proprio un'anteprima assoluta, perché non c'è neanche la bozza di questa cosa qui, no? Ma penso che volevo scrivere qualche cosa su una cosa proprio che mi sta proprio qua a me, perché la continuo a vedere, insomma, molto molto diffusa anche in ambienti di persone anche molto credenti, sedicenti tali. Il turpiloquio, la volgarità. Il turpiloquio e la volgarità, io mi chiedo come è possibile, come dire, fare pace con questa cosa, come dire, professandosi cristiani e professandosi, come dire, di voler fare una vita di grazia. Cioè, qualcuno me lo dovrà spiegare questa cosa qui. Cioè, come si fa a sporcarsi la bocca con certe espressioni veramente che dà fastidio soltanto sentirle e poi farsi tranquillamente la comunione, ma manca andare a confessare oppure pensare che la parolaccia è un peccatuccio. La parolaccia è un peccatuccio, siamo sicuri? Certe parolacce. Io non sono mica tanto sicuro che la parolaccia sia un peccatuccio, e non voglio apparire, insomma, come l'integralista, come il retrogrado o cose di questo genere, no? Perché quasi tutte quante le volgarità, per esempio, fanno riferimento, se uno ci fa attenzione, a particolari, diciamo così, più o meno attinenti alla sfera venerea, d'accordo? Adesso non mi va di fare gli esempi. E uno pensa, cioè, io dico,
ai ragazzi del catechismo, dico, Gesù la maggiore ha detto che se tu gli dici al tuo fratello stupido, sarai sottoposto al sinedrio. Se gli dici pazzo, sarai sottoposto al fuoco della Geenna. Dico, scusa, se gli dici vaffa, adesso dico soltanto l'inizio, se gli dici vaffa, che cioè, fuoco della Geenna vuol dire l'inferno, se tu dici pazzo a una persona. Se gli dici vaffa, o se gli dici ST, puntini puntini, o se gli dici altre belle espressioni, insomma, che sto usando evidentemente un'ironia gratuita, tu sei più contento che ti dicono pazzo o che ti dicono una volgarità? Tu sei un mettici qualunque volgarità che ci metti dietro, cosa sarà più grave? Qui dobbiamo fa attenzione, che te divina volontà, cioè, d'accordo, quindi bisogna pulirsi la bocca per stare dentro la divina volontà, ma pulirsela parecchio, quindi, per dire. L'atto preventivo lo faccio sempre, non ho capito come si fanno gli atti attuali, basta un pensiero di preghiera a Gesù. Allora, si può fare anche con il pensiero, non serve parlare ad alta voce perché Gesù ci sente, d'accordo? Quindi, e sente ogni minimo movimento del nostro... Certamente che in teoria basta un movimento del pensiero, ma bisogna chiamarla la divina volontà nella nostra azione. Quindi c'è un modo di dire, che uno se ne può inventare anche un altro, insomma, no? Non ci sono leggi assolute. Mi devo fare un goccettino d'acqua, posso dire viene divina volontà nel mio bere e bevo. Vado la divina volontà in questo bere. Poi volendo, mentre bevo, posso anche dire, io non ho tempo perché sto parlando, che ricevo il ti amo che Gesù mi dà attraverso quest'acqua, perché attraverso quest'acqua, questo è un atto di amore che fa verso di me, lo ringrazio di avermi amato attraverso l'acqua e gli ricambio il mio amore con il mio ti amo per me e per tutti. L'ho già fatti diversi, quindi, d'accordo? Ecco, quindi questo per fare semplicemente qualche piccolo esempio. Anche se adesso sto bevendo per necessità, perché a forza di parlare ci si secca un pochino la gola. Buonasera, fu Gesù a riferire a Luisa che durante la sua vita nascosta riceve gli atti di tutta l'umanità o che li fece proprio in quel periodo? È una supposizione. Non è nessuna supposizione. Non ha ricevuto gli atti, lui ha fatto gli atti di tutti gli esseri umani, presenti, passati e futuri, ne parla negli scritti. Per conoscere la divina volontà e per entrarci, ricordiamo sempre tutti quanti che la lettura degli scritti è un passaggio obbligato, d'accordo? Perché non si può, cioè si capisce meglio anche quello che sto dicendo se si ha, come dire, una certa familiarità piano piano con gli scritti. Cosa succede se in passato ho fatto o almeno ci ho provato degli atti di fusione o unione e poi non l'ho più fatti e non ho più approfondito con costanza il dono del divin volere? Allora, queste cose bisogna, queste domande, diciamo così, così dettagliate, bisogna rivolgere al nostro Signore. Gesù dice negli scritti che un atto fatto nella divina volontà, diventando un atto divino e quindi eterno, non può, come dire, in nessun modo andare perduto, come non lo sono andati gli atti di Adamo. Questo è quello che si dice, ecco, e che sappiamo con certezza. Evidentemente però è chiaro che quello che Gesù dice in generale per quanto riguarda la fede, solo chi persevererà fino alla fine sarà salvato, evidentemente vale anche per chi vuol vivere nella divina volontà, d'accordo? Non si può vivere un periodo nella divina volontà e poi vivere nel peccato mortale e pensare che si vada in paradiso, no? Simeoni, Maria Cristina, si può fare qualche esempio di come la divina volontà si riesce a uscire anche sotto apparenza di bene? Facciamo un esempio ecclesiale, ecco. Sento un vescovo X dire una corbelleria, cosa che può succedere purtroppo di questi tempi. Ecco, mi sento in dovere di dire: ah, il vescovo X ha detto questa corbelleria, questo non si deve dire a destra e a sinistra. Ecco, a mio avviso in questo caso si esce dalla divina volontà sotto apparenza di bene, non perché il vescovo non abbia detto una corbelleria, ma perché andare a fare nome e cognome del vescovo e diffondere la corbelleria che ha detto con tanto di nome e cognome, uno, reca danno alla Chiesa, due, è un'ingiuria
fatta al vescovo e tre, non solo che non ripara il problema, ma lo amplifica perché contribuisce a diffonderlo, a far sta male il prossimo, a farli scandalizzare. Quindi la cosa migliore da fare in questa circostanza è soffrire per quella corbelleria che si è udita, pregare per quel pastore ed eventualmente, se uno ha tempo e possibilità, trovare un modo, senza fare quel nome, per dire il contrario della corbelleria che ha detto quel vescovo, specialmente per chi, come dire, c'ha qualche risonanza, senza doverlo mettere in difficoltà. Ora dobbiamo chiudere perché tra 13 secondi Instagram ci tappa la bocca, il tempo della benedizione, e ci vediamo la settimana prossima. A presto!